un evento così largamente trasversale, con rappresentanze di tanti altri mestieri, forse, non so, se uno è l'unico o un altro. Vorrei innanzitutto ribadire un concetto, a scanso di Dio. Noi produttori di vino, noi che viviamo di vino, sappiamo quanto è importante la tradizione, la passione da padre e figlio, tutto ciò che ci viene delle vecchie generazioni. Però abbiamo avuto questo evento perché noi siamo convinti che una iniezione di imprendimento, un flash di arte, qualunque essa sia, può giovare al nostro settore, che spesso si ridonda e se ci cantiamo, ce la cantiamo, ce la suoniamo, no? Noi siamo quelli del vino, però spesso e volentieri possiamo andare anche verso che si chiama noia o assuefazione e rigenerazione. Ecco, oggi questo è un po' un bel sasso in uno stagno di acqua calda. Quindi movimentiamo un pochettino il nostro settore, avendo invitato personalità che abbiamo visto che sono stati fulminati sulla strada del vino, e noi ringraziamo per quello che vi molto molto perché ci porta l'ossigeno sudante nel settore, che sarà ultimamente, ma che attraverso la loro immagine, così nota e così diciamo conosciuta, fa così che anche il vino possa soffrire, possa camminare sulla loro fama e su ciò che loro rappresentano. Quello che riguarda l'impresa deve essere un'impresa, perché un qualche cosa che ti fa buttare via i soldi non ha senso. Per quello che riguarda passione e divertimento, la passione è molto grande, il divertimento su queste cose di natura così profonde, così importanti, non è la parola giusta. È giusta la passione ma non il divertimento. Se uno intende divertirsi quando fa qualcosa di molto serio, non lo fa bene. Bisogna entrare nella cosa al 100%, metterci l'anima, e che è una cosa diversa dal divertimento. L'esperto di vino è Gianmarco. Io per il vino sono effettivamente un grande amore. Un amore che risale a quando ero bambina, mi ricordo le vendemmie, allora le vendemmie erano davvero diverse, si pigiava il vino con i piedi e al castello la vendemmia era un momento di gioia, un momento di festa. Perché è l'unica cosa che unisce il cielo alla terra, perché a 14 anni andavo a vendemmiare a Fontanafreda, mi davano 500 lire l'ora, era uno studentello, quindi riuscire poi a comprarmela, a fare il vino è stata una meraviglia. Il vino per lei è più impresa o più passione e divertimento? Deve essere tutte e due, ma si deve partire dalla passione e arrivare all'impresa mantenendola. Non si può combinare niente nella vita se non c'è un po' di poesia vicino. Innanzitutto vino è una cosa seria, cioè la musica anche, non separarli e farli con lo stesso principio, cioè quello dell'amore. L'amore è per me è quello della terra da bambina, quindi sono nata col vino e tutto quello che do alla musica lo do al vino, anche perché mi piace bere. In terra di Siena? Terra di Siena perché la mia terra dove sono nata, nel Chianti con gli Senesi, faccio Inno, vino Baccano, che è venuto vino rock, da cui sono nata, grazie a Renzo Cotarella, grazie al nostro Manu Pieri che fa la ripresa al nostro domo, e Francesco Dulce, se no ci sarà. Grazie. Nel mio caso è passione e poi è diventata anche impresa, perché devi avere tutti i sacri crismi per sostenere ciò che hai affrontato. E se è una passione poi segue sempre la voglia di far meglio, meglio e meglio, cosa che sto facendo da circa 43 anni, i risultati poi
lentamente nascono. È una questione di radici. Io nasco da una famiglia contadina, in mezzo al vino ci sono sempre stato, ne ho subito anche, ho attraversato la fase del quando si è ragazzini, vedi tutto ciò che succede intorno al mondo del vino e poi prendendo coscienza ho detto ma perché non si può trovare un altro tipo di strada? Perché era solo sacrificio, 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 ma 13 mesi l'anno, neanche 12. E quindi disse mio padre, io voglio fare altre cose, ma un giorno ritorno e farò, con il successo che otterrò, farò una cantina e la dedicherò al tuo nome. Lui mi disse, quanti sogni? Dico, guai se non avessi sogni a questa età, ma la mia voglia è il sogno sì, ma soprattutto la voglia di realizzare questi sogni, materializzare questi sogni. E così è successo. Quindi, passione, poi impresa, ma sempre con la passione, nel nome della passione. Perché la passione ti aiuta a fare meglio le cose. Ho sempre avuto passione per il buon vino, e quindi ho avuto una passione da consumatore, moderato consumatore, ma appassionato della qualità. E curioso anche verso il procedimento attraverso cui il vino si produce, quello che il vino rappresenta per un territorio. Sempre pensato che questi siano aspetti importanti della cultura di un paese, di un popolo. E quando sono stato direttore dell'unità noi varammo l'inserto, il salvagente, era il primo tentativo di fare. Diversi anni fa, di fare un'informazione per i consumatori. Io fui tra i costitutori di Slow Food, nel momento in cui da Arcigola si creò Slow Food, e sostenemmo questa iniziativa fin dall'inizio, diciamo, che aveva proprio questo significato di recupero delle culture materiali, quindi non ero estraneo, ecco. Poi a un certo punto desiderio di trovare una casa in campagna, un punto tranquillo, eccetera, ci ha fatto trovare questo podere dove non c'era nulla, intendiamoci. Però è stata, come dire, una folgorazione. Questo territorio ci sembra vocato per il vino. Questa frazione di Narni si chiama ancora Vigne di Narni, vuol dire che anticamente c'erano, ora non ce ne sono moltissime, ce ne sono di meno, ma e così perché no? Poi naturalmente il contatto, le amicizie, i rapporti, l'amicizia con Riccardo, insomma è nato un po' per gioco e poi è diventato, non dico un business perché i soldi si rimettono per diversi anni, noi siamo ancora in questa fase, quindi non è una cosa per far soldi, se non forse per i miei figli, diciamo, ecco. Spero per i miei figli, altrimenti non avrebbe senso, ma diventa un gioco appassionante, ecco, che ti prende, che ti coinvolge, e così è nato e ormai ci siamo dentro questo ingranaggio, insomma. Quindi passione e investimento. Beh, la passione è la condizione, poi certo a un certo punto si fanno gli investimenti, perché una volta che uno investe i suoi risparmi, abbiamo anche fatto un mutuo cospicuo, diciamo, io ho anche venduto la mia barca a vela, diciamo, quindi ci ho messo dentro tutto, ecco, è chiaro che si aspetta quantomeno di fare pari, ecco. Quali sono i motivi che l'hanno spinta a investire nel vino? Mettere d'acqua in mano, in effetti. Beh, allora io sono nata in Umbria, quando avevo 3 anni mio nonno mi dava il mosto da bere, per cui, che è anche particolarmente alcolico, perché come dicevano i nonni, vino rosso fa buon sangue, quindi questo per dire che io sono nata tra le viti, avevamo 3 viti all'epoca, poi tanti investimenti con tante aziende nel mondo, ma siamo rimasti profondamente legati all'Umbria, e quindi l'investimento sul Todi Doc, che peraltro negli anni 90 è stato un po' un regalo che mio padre Franco Todini ha fatto alla città di Todi, soprattutto su questo vitigno del Grichetto che presenterò oggi. E più passione o più investimento? Passione,
il vino è passione, poi siccome siamo imprenditori e dobbiamo remunerare il capitale per poter reinvestire, si cerca di trasformare la passione in un investimento e poi il vino è un meraviglioso racconto di quella che è l'Italia e la storia d'Italia. Plinio il Vecchio racconta nella sua Naturalis Historiae tutti i vitigni d'Italia, stiamo parlando del primo secolo dopo Cristo, per cui è un dovere raccontarlo e appassionarsi del vino. Grazie. Situazione diversa, grande esperto di vini, perché impegnarsi direttamente nel fare vino? Per vedere il bicchiere dall'altro lato del tavolo, che è un'esperienza affascinante. Un'esperienza affascinante anche per il mio lavoro principale, quello di cronista, perché attraverso il vino si va a vedere la curiosità della gente nei cinque continenti. Io ho sempre invidiato i musicisti perché non hanno bisogno di parlare, perché danno le stesse emozioni con la stessa partitura. Beh, il vino mi sta dando nel mio microcosmo le stesse emozioni. La soddisfazione di vedere un vino bevuto in America, in Norvegia, in Asia, in regioni italiane, in Germania, è straordinario, cioè che fare dei vini che possano piacere a gente tanto diversa, di cultura diversa, di origine diversa, eccetera, è un'emozione fortissima. Valeva già questo, solo per questo valeva la pena di impegnarsi. Per una serie di circostanze ho scelto la Puglia e sono stato molto fortunato, perché la Puglia è ancora sottovalutata. Sta facendo dei vini buonissimi già da diversi anni, ma è stata sacrificata troppo a lungo con i vini che andavano a rinforzare i grandi vini italiani e i grandi vini francesi, e adesso abbiamo smesso di fare i donatori di sangue o lo facciamo in misura ridotta e facciamo finalmente vini pugliesi di livello notevole. Quindi c'è ancora un'autostrada per la Puglia e sono contento di andare con la mia 500.